Come ti è venuto, Giuseppe, in mente di acquistare questa macchina, la supercar? Fin da bambino guardavo i telefilm e quindi ero appassionato di questo telefilm. Insomma, era il mio sogno possedere la macchina che guardavo, che insomma volava, parlava, e quindi una volta ho avuto l'opportunità di riuscire a portarla qua perché viene dalla California. Un amico, insomma, era in California e ha deciso di. Ce n'erano più di una perché nel set del film ne usavano più di una auto. C'era quella che saliva sul Che è camion, che è questa? questa, le altre che servivano per fare altre riprese, degli altri modelli che servivano per fare dei salti. E quindi dopo che sono finiti, insomma, dopo che la produzione del telefilm è finita, hanno dato via le auto. Sono la voce del Night 2000, Kit per gli amici. Tu sei andato in America e te la sei andata a prendere? Sì, più o meno è così. È stata un'impresa? Sì, è stata un'impresa, soprattutto perché insomma, la dogana, la rimatricolazione qua in Italia, la riponzonatura del telaio, insomma, ma ce l'abbiamo fatta. Giussi, la tua associazione, la Tenda di Davide, ha organizzato questa mostra. È un'associazione culturale, artistico-culturale, che si occupa dell'arte a 360 gradi. Quindi per questa occasione appunto abbiamo realizzato questa mostra d'arte contemporanea. Carlo, tu all'interno dell'associazione ti sei occupato dalla parte artistica di reperire molti artisti, tra cui ci sei anche tu, oltre ad essere l'organizzatore, e qui ci troviamo dove? Qui siamo nella sede del Palazzo Conti Pilo a Capaci, sede del comune di Capaci. Abbiamo avuto l'onore di essere qui grazie al sindaco Benedetto Salvino, all'assessore alla cultura Elena Milone che ci hanno ospitati e da lì ci hanno dato carta bianca per la realizzazione di questo, speriamo, grande evento. Questa mostra si chiama, è la prima mostra intanto di arte contemporanea qui a Capaci, Capacità. Capacità, perché come lo sai, al solito mi piace giocare con le parole, quindi capacità. Quanti sono gli artisti che oggi espongono qui? Gli artisti sono 30, abbiamo anche degli ospiti come Cristian Carapezza che si esibirà nel suo Danger Show, la signora Elisa Scinà qui Io sto lavorando presente. qua. Mi ha incuriosito, adesso lo chiamiamo, anzi lo chiami tu, un artista che fa tutto con le lattine. Sì, guarda, è stata una cosa che è capitata quasi per caso. Eravamo qui a passeggio una sera a Capaci e ci hanno parlato di questo artista che aveva esposto delle opere fatte con le lattine. Al che mi sono incuriosito, l'abbiamo rintracciato e abbiamo dovuto rifare le locandine. Com'è che ti è venuto in mente di adoperare le lattine e come le recuperi tutte queste lattine? Allora, le lattine io sono stato da piccolo, un ragazzo dal bambino, sempre appassionato dei colori delle lattine. Mi ha sempre appassionato. Allora, ora, 10 anni fa, quando ho iniziato 10 anni fa, mi è venuta questa idea di fare qualcosa con le lattine per attirare quel pubblico che non è tanto amante delle sculture. Ingrandire una lattina o farla rimpicciolire senza farla ammaccare non è facile, bisogna avere una certa, no, esperienza, perché io l'ho l'esperienza avuto con il tempo. Ad esempio, io ho visto una testa di un di un toro. toro, sì. Quanto tempo ci hai impiegato a realizzare questa testa? Io in questo momento non mi ricordo perché ne ho Su per fatte giù, devi essere per quanto tempo? un anno e 2 mesi. Un anno e due Su mesi. per giù là, perché la lavorazione. Super giù è perfetta, trasmissione è super giù, super giù. Super giù, dov'è?
quali sono le sue opere qua? Allora, le mie opere sono queste qua, queste due. Mi ha fatto apposta. Ecco, le ha messe proprio dietro. Niente, sono Gerry Bianco di Matera del Vallo e da un po' di anni, da un ventennio che lavoro, anche perché fra l'altro faccio l'architetto, però mi diverto a realizzare queste cose. Realizzo un po' intrecci sinuosi, li chiamo le sinergie sinuose, che sono poi le tensioni, le emozioni che abbiamo interne. Infatti in questo momento sono particolarmente emozionato. È intrecciato lo stomaco. Che di fronte sembra una telecamera ci si intreccia sempre. Un pochettino. Come del resto l'arte, però la bellezza è proprio questa, questa è l'emozione. Quali sono le sue opere qua? Sono due opere realizzate, una utilizzando il supporto del sughero e l'altra su tela. E sono delle opere che si caratterizzano per delle esplosioni cromatiche che interpretano quella che è la poesia della mia pittura, che è il cromanticismo. Per lei che cos'è la capacità? Sapere fare qualcosa di diverso magari. Lucia, che cos'è per lei la capacità? Parlando di artisti. Certo, per me è anche saper cogliere anche nelle piccole cose quello che c'è di bello ed esaltarlo, saperlo esprimere, ecco. Ma credo che questo evento è importante perché riesce a coniugare talenti e il talento non è altro che in sé appunto la capacità di riuscire a realizzare ciò che sono semplicemente i valori e i sentimenti di ogni artista. E qui la parte più, il critico, insomma, in una mostra è sempre quello che dice ai ai, che cosa dirà di me? Lei ha dato uno sguardo a queste opere, cosa ne pensa? Io volevo intanto dire che entrando in questo locale, più che di una mostra tradizionale, si tratta di una novità e direi di una installazione più che di una mostra di quadri, sia per quanto riguarda i cartelli che pendono dal tetto, sia la vicinanza delle opere, perché sono opere che più che fruibili nella loro singolarità, sono fruibili nell'insieme. Questo insieme che diventa un'opera attraverso opere, cioè opere che insieme si coniugano e diventano un'altra cosa. Ci sono una serie di proposte, mi sembrano tutte interessanti, proposte che vanno dai colori e dalle forme assolutamente nuove, inedite e soprattutto di giovani, che è un fatto incoraggiante, un fatto molto importante, perché non si tratta più dei vecchi barbosi accademici, ma si tratta di proposte giovanili.